Siamo con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla quarta Summer School di Future Dam a Italia Compresa, allo Yachting Club di San Vito di Taranto. Presidente, quali sono i programmi della Regione Campania rispetto all'apertura delle scuole oltre il suono della campanella? Guardi, abbiamo avviato un programma estremamente ambizioso e anche molto oneroso per noi. Investiamo quasi 200 milioni di euro su un programma che chiamiamo Scuola Viva, con un doppio obiettivo, quello di contrastare la dispersione scolastica e quello di creare luoghi di socializzazione, di incontro per le giovani generazioni, anche di pomeriggio, di sera, per contrastare i fenomeni che voi conoscete nei grandi quartieri della paura di Napoli. Abbiamo davvero l'obiettivo di tenere aperte le scuole come luogo di formazione, di socializzazione, di responsabilizzazione delle famiglie, ma anche luoghi di crescita dei rapporti umani, dell'amicizia fra le ragazze e i ragazzi. Ci sembra uno dei modi più efficaci per contrastare il diffondersi di una sottocultura della violenza, dell'aggressività, che ha prodotto in tanti quartieri fenomeni di violenza e anche di sangue. Il docente su tre si dovrà trasferire dal sud al nord. Si può parlare di una fuga di cervelli? Sinceramente no. È ovviamente un problema che crea anche dei risvolti sociali delicati, in qualche caso anche pesanti. Credo che sarebbe bene lavorare nel merito per verificare anche la possibilità di contenere queste migrazioni. Il grosso dei docenti è di origine meridionale in qualche caso, quindi credo che sia bene fare uno sforzo per limitare il disagio, però tutto sommato mi pare che uno scambio anche di esperienze, anche, come dire, portare sensibilità diverse in diversi territori possa essere un processo di crescita, ripeto, al netto di un disagio sociale che mi rendo conto si può creare. Posso aggiungere una domanda? Qual è l'impegno della Regione rispetto all'edilizia scolastica? Anche qui noi abbiamo intenzione di investire grandi risorse dei fondi europei per riqualificare gli edifici scolastici, metterli in sicurezza. Abbiamo in molti casi anche problemi di tenuta antisismica degli edifici, ma vorremmo fare qualcosa in più, al di là della ristrutturazione per adeguare alle norme di sicurezza gli edifici. Vorremmo dare, come dire, dignità urbana, creare dei luoghi belli per la capacità di accoglienza, anche intriganti, non solo quattro mura magari ritinteggiate, ma anche dei luoghi nei quali puoi svolgere attività ludiche, attività di tempo libero, attività formative nel campo della cultura, della musica. Quindi noi intenderemo il lavoro di ristrutturazione delle scuole in questo senso, non solo adeguare alle norme di sicurezza gli edifici, ma renderli più belli e più interessanti per un giovane.